Ciao amici, sono Rose Gutierrez di Palloncini e Silhouette, professionista nel Balloon Art e insegnante nella Silhouette Academy. Vi do il benvenuto, quest'oggi ci divertiremo a personalizzare delle candele con delle decorazioni natalizie utilizzando la nostra Silhouette Cameo 4. Iniziamo! Quest'oggi personalizzeremo le candele con tre tecniche diverse. Iniziamo con la prima. Per la prima tecnica utilizzeremo il vinile, il transfer tape e utensili come l'uncino e la spatolina, con quello con cui vi troverete più comodi. È ovvio, anche la candela. Sono sul programma Silhouette, vado alla libreria e in questo momento vedo tutti i disegni che ho a disposizione. Basta che nella casella superiore faccio la ricerca di Natale. È importante ricordare che tutti i disegni e modelli di Silhouette sono in inglese, quindi se non so una parola specifica, magari si va su Google, si fa col translator e poi la vado a ricercare sia nel negozio Silhouette che nella mia libreria. Questi sono tutti i miei disegni relativi al Natale. Semplicemente per realizzare questa candela ho scelto questo disegno qua. Vi faccio notare che una volta mi metto sopra il disegno si attiva questo quadretto dove c'è il mio mouse in centro allo schermo. Se io faccio clic qua ho la possibilità di vedere il disegno tale quale, e ci sono anche delle descrizioni, quasi tutti sono in inglese e a volte trovano anche degli indirizzi web dove potete osservare dei tutorial per come si fa la realizzazione di questo disegno. Non mi rimane altro che fare doppio clic e me lo porta alla mia schermata Silhouette. Ora semplicemente quello che devo fare è regolare la dimensione, perché il disegno è tale quale come serve a me. Nel caso della candela non faccio altro che prendere un metro e misurare per altezza. In questo caso mi dice che 9 cm, non più di 9 cm d'altezza. E poi mi regolo che lo so che devo stare su circa un 6,5 cm, in modo che sia visibile dalla parte davanti, quindi mi devo regolare tra il 9 e 6,5 cm. Ecco qua, semplicemente tocco il disegno e lo posiziono dall'angolo. Se lo faccio dall'angolo lo faccio in modo proporzionale, quindi cerco di stare quella misura lì, va benissimo questa. 6,5, ecco qua. Ecco qua, e sto con gli 8 meno di 9 cm, quindi ci sono. L'altra cosa che una volta il disegno è pronto, basta che vado su invia. Ok, e una volta accesa la macchina, adesso si collega. Eccola. Scusate l'attesa. Ecco, semplicemente seleziono il tipo di materiale che vado a tagliare, in questo caso è sempre vinile lucido. Per la mia macchina, per l'usura che ha, io ormai lo so che devo aumentare la forza per me che taglia bene per la mia macchina è di 21. La velocità la abbasso semplicemente perché è un disegno che ha un po' di ritagli piccolini e quindi mi conviene che la lama passi a bassa velocità, altrimenti il materiale si alza. Faccio una parentesi su questa cosa della forza. Le impostazioni di taglio per ogni materiale sono diverse e vanno di sicuro a prendere punto dall'usura della macchina, in realtà non tanto della macchina come della nostra lama. Più usiamo la lama,
la macchina, la lama ovviamente perde il filo e quindi questo comporta che nel tempo, se io tagliavo con una forza di, un esempio, 5, piano piano nel tempo devo aumentare la forza, fino a che arriva un punto che magari arrivate al massimo della forza o vedete veramente che la lama non taglia bene, quindi la lama va sostituita. Per questo motivo io particolarmente col vinile, dalla forza 10 sono ormai già a 20. Una volta setata l'impostazione di taglio, preparo il materiale e non mi rimane altro che fare invia. Vado a preparare il materiale. Ora procedo a caricare il materiale. Apro il portarotolo. Questo è una Stilet Cameo 4 e quindi ha la disposizione per tagliare fino a 38 cm circa di larghezza. Io ne ho un rotolo di 30 cm. Non c'è nessun problema perché basta solo che sposto il carrello per la larghezza del rotolo che sto usando. Metto in posizione e sistemo la mia silhouette per tagliare senza tappetino in modo che la rotellina me lo possa prendere. Faccio così e gli dico: carica il materiale. Ora non mi rimane altro che fare invia sul programma. Ed ecco il taglio. Ecco qua. Ora inizio a spellicolare. Ed ecco qua il mio disegno spellicolato. Non mi rimane altro che attaccare sopra il transfer tape, passare la spatola e staccare. Per staccare vi do un trucchetto, semplicemente appoggio solitamente la carta pancia in giù e tolgo il supporto, che sarebbe questa pellicola, e mi rimane così. Non ho altro che prendere la candela, ecco qua, metterla in posizione. Ecco qua. La seconda tecnica utilizzerò la pellicola stencil adesiva di Silhouette e proverò a combinare delle tecniche utilizzando la pittura acrilica. Utilizzando i pennarelli che si usano per personalizzare anche i palloncini, e userò anche una pittura speciale per le cere a base appunto di cera. Andiamo al programma Silhouette. Eccoci qua. Una volta sul programma Silhouette, come ho fatto per l'esempio precedente, vado alla libreria. Eccomi qua. E scelgo sempre sul tema natalizio. Vi ricordo che ho messo la parola Christmas, che sarebbe Natale in inglese perché tutti i nostri file vengono in inglese, e scelgo il file che fa al mio caso. Io ho già pensato a utilizzare questo file. Vi do un'altra chicca di informazioni per quanto riguarda la libreria. Se io faccio clic destro sopra il disegno e vado alle proprietà, mostra proprietà, trovo le caratteristiche di questo disegno. Per fare una ricerca più agevole, magari anche in italiano, che è più comodo, posso aggiungere delle etichette o dei tag. Basta che qua sotto, nella parola chiave, faccio più e posso aggiungere Natale. Posso aggiungere anche tutte le etichette che possono aiutarmi, che mi possono aiutare poi a trovare questo disegno in futuro, dalla serie,
Natale in inglese, giusto per mettere qualcosa. E quindi quando io farò una ricerca, faccio un esempio qua, faccio Natale, eccolo qua, mi viene fuori il mio disegno. Anche se mettesse Natale in inglese, ecco qua, mi viene l'etichetta che ho dato, mi viene fuori l'etichetta che ho dato. Quindi basta, faccio doppio clic e ecco il mio disegno. Come ho fatto precedentemente, misuro e adatto. Il disegno ha la dimensione della mia candela in questo caso. E quindi vado a mettere il disegno tra 10, non più di 10 d'altezza, per 8 di lunghezza. Quindi basta che deve sic di sicuro soddisfare tutti e due i parametri, uno almeno più dell'altro, nel senso che io dovrei avere non più di 8 centimetri di larghezza, quindi non fa niente che l'altezza sia un poco diversa, però devo stare entro gli 8 centimetri di larghezza per avere un risultato migliore nell'oggetto che vado a personalizzare. Eccomi qua, lo metto in posizione e vado alla finestra in via. Nella finestra in via seleziono il materiale. Materiale stencil. Ecco qua. Lui già mi dà delle condizioni di taglio predefinite. Mi dice forza 33 e la lama numero 3. Come dicevo precedentemente, la mia lama usurata, dovrei cambiarla, quindi io lo so che devo per forza sempre aumentare. Questo è sempre utile perché una volta arrivato al massimo della forza, basta che aumento il numero della lama al numero prossimo e faccio la prova. Mi va benissimo la velocità 2, adesso carico il materiale e non farò altro che invia. Ora metto il materiale sul mio tappetino, taglierò con il tappetino, tolgo il foglio di protezione che è molto importante lasciarlo sopra perché ti permette di mantenere il tappetino in uno stato più a lungo, mantenerlo meglio. Ecco qua, appoggio il materiale. Siccome il mio tappetino oramai è un po' usurato, come tutte le mie cose di silhouette, presento il tappetino e carico il materiale. Non faccio altro che fare invia sul programma. Prendo il materiale ed ecco qua il pezzetto ritagliato. Ora procedo a spellicolare. Ed ecco qua il nostro stencil spellicolato. Lo so che è un po' difficile da vedere, però a differenza del primo caso, in questo caso ho tolto il positivo, ho lasciato il negativo, che è quello che vado ad applicare sulla candela. Vediamo come. Con l'aiuto del transfer tape, perché ci sono pezzi piccoli, applico sopra. Vedo che aderisca bene. E stacco la carta di sotto. Mi assicuro che tutti i piccoli pezzi rimangono insieme, ecco qua, al transfer tape. Ecco, vediamo se si riesce a vedere, eccolo qua. Poi prendo la candela, come ho fatto prima, applico la pellicola di stencil. Questa pellicola è adesiva, lo si può trovare da Creativamente Plotter, sia in versione adesiva come in versione non adesiva, la pellicola di stencil. Ecco qua. In questo caso, posso
potrebbe essere anche utile utilizzare il vinile, però il vinile è troppo sottile, invece la pellicola stencil è più grossa, è un plastichino e quindi mantiene più chiaro il bordo dove devo andare a lavorare. Ecco qua. Lo so che per il colore è sempre un po' difficile da vedere, ma ora che inizio a riempire o a tamponare tutti gli spazi si capirà meglio. Ora prendiamo la candela e iniziamo a colorare. Per primo utilizzerò il pennarello che utilizzo per personalizzare i palloncini. Mettiamo questo qua. Scarico un po' di colore perché devo fare cura con questa tecnica degli eccessi, quindi scarico un po' il pennarello. È importantissimo, come ho detto prima, che aderisca molto bene il materiale, altrimenti scorre. Quindi vado a riempire con molta calma gli spazi, cercando di non essere troppo carica col pennarello. In ogni caso ho la possibilità di pulire per questo pennarello con l'acetona. Questa tecnica è valida soprattutto perché qua si può accendere la candela. Invece con la tecnica precedente non si poteva fare questo, che è il mio pennarello molto carico. E poi ovviamente, essendo il materiale la cera, non è che assorbe, quindi mentre magari qua nella carta si vede molto che se lo assorbe la carta, invece qua sulla candela rimane. Quindi per quello devo fare attenzione a farlo veramente poco, a non eccedere troppo. Eccomi qua. Così, e ora faccio il contrario. Ora utilizzerò il pennello, in questo caso mi basta solo usare la pittura che c'è nel tappo e vado a tamponare con la pittura acrilica quella la parte di sotto. Prendo un po' di più aderente e la pellicola più dettagliato ci viene la decorazione. E poi ricordatevi di non eccedere con le quantità. Mi piace fare il verde così perché è più naturale l'effetto che dà. Ecco qua. Ora lo lascio asciugare. Una volta asciutto, procedo a togliere lo stencil piano pianino, dove non ci sia stata precisione, particolarmente col pennarello, posso pulire con un cotton fioc. Questo è lo stencil sporco, questo comunque si può ripulire, appoggiare sulla carta, ripulire, riutilizzare, e qua ho delle piccole sporcizie che mi sono venute perché magari non avevo fatto aderire tanto bene lo stencil.
Questa tecnica non è super precisa, ma vi ricordo comunque che vi dà la possibilità di poter accendere il cero e poi è decorato e quindi non è solo decorativo, se non si può anche usare. Ora procediamo a pulire questo. Per pulire la candela, come ho utilizzato questo tipo di pennarello che ha una base di smalto, utilizzo semplicemente, siamo qua, un cotton fioc e anche acetona per le unghie. Quindi col cotton fioc, come quando succede col trucco che si corre, vado a pulire come ultimo tocco utilizzo la cera, la pittura per la cera. Quindi applico dei puntini di luce . Ora siamo pronti per vedere la terza forma di personalizzare una candela con la nostra macchina e silhouette. Iniziamo. Per questo ci vuole un foglio di carta A4, preferibilmente, o cartoncino, non importa, carta velina, una stampante e saper utilizzare la tecnica del print and cut. Iniziamo. Questa procedura è molto più semplice. Praticamente vado alla libreria e scelgo un disegno. Prendiamo questo qua. Lo modifico alle dimensioni che servono a me. L'altra cosa che vado a fare è inserire il foglio A4 con cui segnalare il foglio A4 con cui vado a stampare, lo metto più o meno in posizione e attivo i crocini di registro. Poi a questo disegno qua gli faccio una cornicetta perché praticamente a me mi interessa tagliare solo questo pezzo qua. Ora vado sulla finestra in via. Seleziono sia la cornicetta che ho fatto precedentemente che il disegno e gli dico ritaglia angolo esterno. Ecco qua, in questo modo mi verrà tagliato solo la parte esterna, che è quello che interessa a me. Qua sul materiale seleziono carta. Io per la carta normale utilizzo carta di fotocopiatrice media. E abbasso perché uno è tanto, scusate, due è tanto, quindi lo abbasso la lama a uno. Ora sarei pronta per tagliare. Vediamo come preparo il materiale. Allora, come dicevo prima, prepariamo il materiale. Prendo il mio foglio A4 e posiziono la carta velina dove avevo già deciso di sistemare il disegno da stampare. Le attacco con un po' di scotch in modo che poi quando lo vado a inserire nella stampante non succede. Quindi devo essere sicura che sia ben attaccato il foglio per evitare problemi con la stampante. Quindi qua. Faccio prima. Un po' di eccedente, poi lo taglio, poi prendo da qua,
prendo. In questo modo ho preparato il mio foglio da inserire nella stampante. Ovvio che la stampante deve stampare da questa parte qua. Dovete controllare nella vostra stampante qual è il senso per mettere il foglio e come viene stampato. Ora vado sul programma. Ora vado sul programma e mando in stampa il disegno. File, stampa. Come ho inserito la carta velina, allora semplicemente nelle configurazioni della stampante gli dirò che sto stampando su carta fotografica. Questo solo perché permette alla stampante di stampare con meno inchiostro e perché la carta velina assorbe di meno. Stampa. Ok, in questo momento la mia stampante sta stampando. Non mi rimane altro che mettere il materiale sul tappetino e tagliare. Ecco qua, così mi ha stampato la mia stampante. E come si è trovata con la carta velina, purtroppo mi sono venute delle sporcizie, però li posso sistemare sempre direttamente dal computer. Torno al programma Silhouette, eccoci qua. Allora, questa cornicetta che ho fatto mi rendo conto che non va bene perché poi, ecco, abbiamo visto il difetto che mi ha dato la mia stampante, quindi semplicemente la cancello. Scusate, ecco, semplicemente la cancello e creo un offset esterno. L'offset è praticamente questo comando che trovo a destra e a forma di stellina e mi crea un bordo esterno. Questo bordo esterno io ho anche la possibilità di aumentarlo o diminuirlo d'accordo alle mie esigenze. Quindi qua li faccio inserire, ecco qua, e mi ha creato tutto questo bordo esterno. Quindi io vorrei che poi dopo la stampante mi taglia tutto l'esterno e il disegno mi rimane uguale. Infatti, come avete visto, io non ho mai toccato il disegno. Ho sempre sono andata a lavorare su quello esterno che mi servirà per tagliare. Così sarò più tranquilla che tutte quelle sporcizie che mi ha tirato fuori la mia stampante non verranno fuori, non verranno nel disegno. Allora, andiamo a preparare il materiale direttamente sul tappetino. Prendo il tappetino. Lei legge i crocini di registro. Ed è andata. Carico. Ed eccoci qua il nostro disegno ritagliato. Si è saltato di pezzettini, ecco qua. Purtroppo è venuto un pochettino sporco qua, però almeno possiamo fare la prova. Ecco qua. Cosa faccio adesso? Praticamente prendo la mia candela, posiziono la scritta che ho appena stampato e ritagliato. Colpo in scena, aggiungo due strumenti che non vi ho nominato prima. Numero uno è un pezzo di carta da forno che mi servirà per coprire la mia candela in questo modo. Eccolo qua. Io lo piego così, è più facile da prendere in mano. Eccomi qua. E poi aggiungiamo un altro strumento che non vi ho nominato prima,
che deve essere maneggiato con cautela ed è la pistola d'aria calda. Questa è la pistola d'aria calda. La pistola d'aria calda la potete trovare sempre da Creativamente Plotter, è a disposizione molto utile. Va maneggiata con cura perché questo tipo di pistola genera un caldo molto forte e può causare bruciatura delle nostre manine. Allora, semplicemente qua non faccio altro che attivare il caldo. Ed eccoci qua, la pistola non posso sicuro dove non mi posso scocciare, non scocciare, scusate. Ed ecco qua la nostra candela disegnata. Ora non rimane altro che decorarla con perline, con lustrini e brillantine. Ebbene amici, abbiamo visto tre modi per personalizzare una candela utilizzando la nostra silhouette Cameo 4. Io vi ringrazio, vi ricordo il mio nome, Rose Gutierrez di Palloncini e Silhouette. Datemi un mi piace se avete voglia di seguire i miei lavori sui miei canali social e vi invito comunque se siete interessati a seguire un corso Silhouette. Di farlo attraverso la Silhouette Academy, che è un percorso pensato proprio per chi vuole imparare da zero oppure continuare a coltivare la passione dell'utilizzo della macchina e dei mille utilizzi che ha. Spero vi sia piaciuta questa dimostrazione. Un grande abbraccio e date mi piace se vi piace. Grazie, ciao ciao!